Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Eccoci qui con un nuovo gameplay di Forza Horizon 3 con la nostra Lamborghini Urus super tamarrata, brutta, piove pure. Però il sound c'è, dai. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare oggi. Vediamo un po'. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati proprio qui, mi sembra. Impostiamo il percorso. E vediamo di farci questa bella garetta. Per cross country. Dobbiamo tagliare ad ossa i muri. Giustamente. L'ultima volta abbiamo fatto ma qualche piccolo danno, niente di che. Nulla di preoccupante. Abbiamo incontrato personaggi illustri. Qui ovviamente andiamo dritto, la rotonda. Le rotonde le facciamo da italiani, anche se siamo in Australia, noi siamo italiani e le rotonde non le sappiamo fare, quindi si fa dritto. Eccoci qua arrivati. Facciamo sta bella esibizione, vediamo un po'. Cross country è un po' difficile, anche se abbiamo la macchina tra virgolette adatta, però vabbè. Range Rover, Porsche, addirittura, noi Lamborghini, quindi. Allora, difficoltà è sempre la stessa. Avviamo la gara. Ce la facciamo fare un bel piazzamento. Non fa brutte figure, andiamo già nell'acqua. La spiaggia, non ci spinga lei, senta. Ecco, spacchiamo le case, tanto non sono le nostre, no? È impressionante sto gioco. Entriamo dentro le case, distruggiamo tutto, ma sì, tanto noi siamo i boss del festival. Poi perdiamo le gare, però siamo i boss del festival. Ora sono due giri, vediamo di non fare stupidate perché. Cosa sta? Ma questo mi è saltato. Ma dai! Ma che cosa? Cioè, avevamo Land Rover, praticamente ci ha distrutto la macchina. Ci ha abbracciato, dai, ci voleva bene. È troppo affettuoso però, secondo le mie aspettative, eh. Troppo affetto. Non va bene troppo. Giusto, sì. Salutami, appoggiati un attimo al paraurti, ma addirittura così. E lungo. Mi sa che anche stavolta non arriviamo neanche sul podio. Forse la difficoltà è un po' troppo alta, eh. Cioè, troppo alta. Vabbè. Odio usare il rewind, però in questo caso difficoltà, dicevo, troppo alta per me adesso, che il gioco praticamente è praticamente appena iniziato. Io di solito gioco quasi la massima difficoltà per tutti i giochi, eh. Mi piace avere
una sfida, che sia una sfida. Ecco il BMW si tolga. Niente, quinto posto. Vado a farsi friggere anche sta gara. Vediamo, poi magari se servirà a vincerle giustamente me le andrò a rifare. Ho 8600 crediti arrivando quinti. L'altra volta ci erano andati di meno arrivando primi. Sì, sì, andiamo avanti, andiamo avanti. Siamo qui, acrobazia sconosciuta, andiamoci a fare questo. Ancora un po' di cross country, vai. Beh, per saltare questa macchina non è male, dai. Diciamo che salta tutto su. Come dicevo a me, non piacciono molto i SUV, però sempre di Lamborghini si tratta, eh. Speed trap. An old horizon hand like you knows what to do with one of these. Come on, not fast enough. Still visible to the naked eye. We'll be... Dobbiamo fare di più? Vediamo se... Se andando di qua... Setting up speed trap locations for you all over the festival. Vediamo, prendiamo un po' di ricorsa, facciamo quello. Ecco, di velocità. Qui ci arriva la bella multina a casa. Beh, clacson. Sto clacson è troppo bello. Ecco fatto. Non siamo passati neanche a 20 all'ora. Ci riproviamo. Guarda qua che è facile. Beh, se non arrivano auto dall'altra parte, come sta succedendo adesso? Non ce la possiamo fare, fratello. Vabbè, ma... cioè... Nuovo record. È comunque una stella, va bene. Allora, vediamo un po'. C'è un bel cartellone da distruggere, andiamo a distruggere. Allora, vanno distrutti per forza, assolutamente. Su Horizon è una delle cose principali, come tamarrare le auto, avere clacson, tamarri e suonarli. Bene, poi di notte giustamente si è fatta una certa. Ah sì, abbiamo il SUV. 200.000 euro. That bonus board earns you a discount on fast travel. Should come in handy. Grazie. Andiamo qua. Percorso sconosciuto, vai. Alberi, una zona
ricca di altri. Cosa mi fanno? Preso. No, vabbè, un altro muro. Un masso c'era, l'abbiamo preso noi. Perfetto. Più preciso di così. Se Moritz. La prossima volta magari ci facciamo un giro nell'autosalone, vediamo che tipo di auto ci sono. Così vediamo anche qualche progetto di auto da tamarrare. O di auto da prendere. Assolutamente, macchine che vanno per forza prese. Questo sì. Dai, vinciamola una gara, perché sennò è inutile. Se non dovesse andare, abbassiamo un po' la difficoltà, almeno per prendere confidenza con il gioco. Però io voglio provarci ancora. Sarà una c'è sfida. Vincere sempre è anche noioso. Bisogna anche vedere le proprie abilità. Poi, se l'abilità non c'è, come in questo caso... Ovviamente si abbassano le pretese, no? Prima ci abituiamo un po' alla fisica del gioco, anche perché è un sterzo simulazione, cioè senza aiuti, senza niente. Queste auto qui, se andiamo addosso alle case, vabbè, cioè in volo come faccio a controllare la macchina? Non è possibile, no? Un altro. Abbiamo puntato il trattore. È difficile controllare la macchina. Come dicevo, queste macchine in curva non diamo il nostro. Io di solito sono uno che in curva recupera più di tutti. Anche nella realtà, eh. In rettilineo magari ho la macchina meno potente, però in curva un po' di distacco lo do. Invece con queste auto qui sono dei barconi. E qua bisogna avere l'auto più potente, infatti. Ci sono molti rettilinei e noi ce ne andiamo a rettilineo. Cosa bruttissima. Il rettilineo sono capace tutto in realtà. Ma sì, qualche volta va bene anche vincere così. Perché sennò va bene che vincere è sempre noioso. Portare un gameplay dove non si vince mai non è neanche... si salta, si salta. Attenzione. Cioè questi ci fanno fare i salti di 200 metri e poi una curva a gomito subito dopo. Vabbè, ho detto anche l'altra volta che gli sviluppatori sono dei malati di mente. Questa... proprio bisogno all'improvviso che se non le prendi vai dritto verso la montagna. Allora, questa l'abbiamo vinta facilmente. Prima abbiamo fatto fatica ad arrivare qui. Io penso ancora che la difficoltà sia giusta così, non è male. Anzi, la difficoltà media, anzi più della media, esperto. Dipende dai percorsi che ci fanno fare. Boh. Honda NSX, no, bella macchina, però preferisco 25.000 crediti. Oh, altra espansione, vai, 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 va benissimo. Altro cantiere.
call on the second festival site. I've marked a couple of potentials. Surfers paradise. Skyscrapers, city streets, and tight urban racing. And apparently the waves aren't bad either. Or the outback. Red sand, blue sky, perfect off-road terrain. And snakes that'll kill you if you even slow down for a second. Giustamente i serpenti australiani sono i più pericolosi al mondo. No, allora, l'outback è bellissimo, è desertico, però ho appena espresso la mia perplessità sulla guida fuoristrada, cioè la mia perplessità, la mia incapacità, quindi io andrei proprio in città, anche se a me non piace tanto la città. Però andiamo a fare corse su strada, Horizon Surfers Paradise. I can set everything up and get the party started. Feel free to grande quel here tale Ale. Sempre presente nei miei gameplay. Ok, continuiamo, vai. Ci trasferiamo. È un po' lontanino, eh. Va bene. Si può passare qua. Questo qui deve andare di qua. Spero che sì. Se no andiamo via mare. Tanto abbiamo un barcone, come ho detto prima. Remember, you're a big deal here, and other races want to drive with you. If you see another driver cruising next to you beeping their horn, beep back to start a convoy with them. Sfidiamo sicuramente un altro pilota. Se vogliamo fare figuracce anche con gli altri. Hey Alejandro. Banking skill chain earns you skill points, which can be used here in the skill shop. The skill shop offers an array of upgrades and perks, which can be activated with points. This is the festival boss tab. These perks allow you to unlock upgrades and call in favors to improve your festival. This is the skills tab. These perks make it easier for you to bank huge skill chains. This is the instant rewards tab. These perks offer you instant rewards of credits, XP and wheel spins. Ecco qua. Allora, abbiamo fatto, sbloccato questo qui che è il drone. Punti di interesse, posizioni, gioielli dimenticati, perfetto. Clacson, giustamente, noi su Horizon dobbiamo avere i clacson più tamarri. Poi abbiamo sbloccato questi che erano obbligatori. Incrementa il moltiplicatore abilità durante la l'ascolto di una canzone abilità, ok, che non sentiremo mai perché la radio è spenta, e 25.000 crediti, quindi sono dei bei premi. Ok, continuiamo il nostro viaggio verso la nostra seconda base del Festival Horizon. Andiamo a fare corse cittadine, sì. Diciamo corse cittadine. Si rompe. Mille tutte esperienze che fanno sempre bene. Che bella sensazione. Ma comunque, lo ripeto un'altra volta, è reso veramente bene, graficamente ha fatto un gran lavoro. Il mare, la montagna, il deserto, poi lo vedremo. Si tolga lei, che io ho il diritto di andare contro il mare, anzi il dovere. Noi abbiamo il dovere di infrangere la legge su Forza Horizon. Cioè, è inquietante, eh? Sono tutti questi relitti di barche. Ho lo schermo un po' piccolo, quindi non riesco bene a distinguere
poi da lontano chiedo scudo. Occhio al muro. Niente, questa Lamborghini qua la vogliamo distruggere subito. Scusi lei con la Mercedes. Se non si toglie dalla strada. L'avete visto anche voi, eh? I cartelloni sono importanti. Esperienza, soldi o trasporto rapido sono comunque molto molto importanti. Quando sono queste case qui così sono sempre. Ok, 1,5 km, la nostra meta. E vediamo un po' che cosa ci fanno fare. Poi ci salutiamo perché il video sta andando un po' per le lunghe. Poi veramente ci metto una vita per caricarlo. Anzi, per renderizzarlo, perché a caricarlo ho la fibra, quindi... Guardate la macchina qui, da Range Rover. Ci vogliono far arrivare. Costruiamo. Allora, adesso costruiamo questo nuovo festival e vediamo un po'. Horizon Surfers Paradise. Age to the starting barrier. It's a masterpiece, even if I do say so myself. Beh. I've been checking out the festival, making new friends. Most of them are cars, but you know. Speaking of, you're here to collect another one, yeah? Alcune delle mie macchine preferite in assoluto. Allora, Chevrolet Camaro Z28 del 70, esteticamente non mi piace molto. La parte anteriore non è proprio il massimo. Però la Camaro del 68-69 è qualcosa di magnifico. Peccato che non ci sia. Dodge Charger del 69, una delle macchine più belle in assoluto. Un barcone, eh? Però generale lì. O ancora meglio, per me ancora meglio, quella di Fast and Furious. La macchina di Dominic Toretto, nera con il motore di fuori, bellissimo. Ah, Dodge Dart, bella, è una bella macchina, però non mi dice nulla confronto alle altre. Ford Falcon del 71, anche questa esteticamente non mi piace moltissimo. La Holden, ok, questa del 77 esteticamente non è male, è abbastanza aggressiva, però il cuore dice Charger, assolutamente. Dodge Charger RT del 69. Adesso vediamo, o la facciamo generale lì oppure la facciamo come Dominic Toretto. E io sarei per la seconda scelta. Allora, questo è il generale lì, giustamente. Eccola. Allora, ah, questo qua è un po' più curato nei dettagli. Eccola qua. Mamma mia, quanto è cattiva. Ce ne sono varie versioni. Allora, vai di questa. Assolutamente sì. Ditemi voi cosa avreste scelto, se avreste scelto un'altra auto. Sì, seleziona, vai. E la facciamo il più simile possibile a quella di Dom. Per chi è appassionato di Fast and Furious come me,
Non può mancare una macchina del genere. Poi, anche nella realtà è una delle mie macchine preferite. Cattiva, cattiva veramente. Ragazzi, che bella. Beh. 426 V8. Va bene. Allora, potenzialmente cosa ci dice? No, kit carrozzeria per definiti, non dirmi che c'è quella. C'è quella di Dom. Non ci credo. Prestazioni mostruose su rettilineo, giustamente. V8 6500, 1000 cavalli, è la sua, eh. Io la prenderei. 1000 cavalli, anche se sarà incontrollabile assolutamente, però vediamo. 102.000 crediti. Allora, arriviamo a S1. Noi ne abbiamo 171.000. Assolutamente sì. Buttiamo via 102.000 crediti. Cioè, buttiamo via. Li usiamo. Se non li usiamo per questi qui... Ok, allora, io direi di terminare qui questo video, che siamo andati anche molto molto per le lunghe. Non so se riesco a caricarlo in tempo oggi, anche perché per renderizzarlo ci mette veramente tanto il mio PC, che poverino fa quello che può. Io vi rimando a un prossimo gameplay, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, condividete il video se volete farlo e... lasciate un commento, fatemi sapere la vostra, se avreste scelto un'altra auto, se sto guidando male, se... ditemi la vostra. Io vi saluto e vi rimando a un nuovo gameplay di Forza Horizon 3. Buona giornata a tutti. Ciao!